Senatore, meeting e turismo e risorse territoriali a confronto, lei ha detto che bisogna avere fiducia in questo governo perché si può pensare al futuro in positivo? Sì, bisogna avere fiducia in questo governo, ma bisogna avere fiducia soprattutto nei valori importanti che ci sono in Calabria, perché la Calabria ha tante possibilità di diventare una regione turistica, cosa che oggi non lo è. Ho scoperto con orrore che in regione Calabria non c'è l'assessore al turismo, mi sembra una roba allucinante e dimostra la poca lungimiranza di alcuni politici che oggi governano questa regione. Sicuramente sul turismo va investito molto, il governo ha iniziato con delle misure, anche se ovviamente in 6 o 7 mesi non è che possiamo, non abbiamo sicuramente la bacchetta magica, non riusciamo a fare tutto, però già l'aver coniugato un ministero come quello dell'agricoltura con quello del turismo dà già un segnale di come vogliamo percorrere noi i prossimi 4 anni con questo governo, cioè abbinando 2 valori assolutamente strategici per il nostro paese. Il fatto che la Lega sia cresciuta molto al sud è importante per voi e soprattutto si può abbattere quel muro della diffidenza tra nord e sud? Penso che sia stato già abbattuto, devo dire che ho visto le presenze al sud di Matteo in questi giorni in Sardegna, domani si voterà in Sardegna, mi sembra che venga accolto un cantante o un calciatore dall'accoglienza che portano, ed è un grosso passaggio, questo è importante. Io credo nella possibilità di mettere insieme nord e sud, lo stiamo facendo. Io ho colleghi senatori dal sud molto bravi, molto preparati, persone capaci, che hanno i nostri stessi valori, i nostri stessi idee, i nostri stessi progetti. Dunque sicuramente questa è una scommessa che Matteo Salvini ha voluto fare, è una scommessa vincente che porterà e sta portando dei risultati. L'Italia è un unico paese, puntare sul turismo significa mettere in evidenza le bellezze che ci sono dal nord al sud e viceversa. Sì, noi abbiamo questa fortuna di avere un paese unico al mondo, nessuno ce lo può copiare, e dunque noi dobbiamo investire in una cosa che, la dico come una battuta, i cinesi non potranno mai comprare, a meno che si comprino l'Italia intera, no? Ecco, noi su questo che dobbiamo investire, noi abbiamo tante risorse, penso al vino, ai formaggi, insomma c'è tanti prodotti diversi da paese a paese che fanno il bello del nostro paese, no? E dunque questo alla fine diventa la differenza tra noi e il resto del mondo. Per questo si può pensare a un'Italia che investa nel turismo, che viva di turismo molto più di quello che facciamo oggi.